Robinson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati con la nostra carriera allenatore, con il nostro Fulham che nell'ultimo episodio si è ripreso, anche se non sta riprendendo i soldi sono veramente un problema, iniziano veramente ad essere un problema, ma per il momento non ci pensiamo. Guardate lì in basso, crescita del giocatore di 5, Sessegnone di 4, anche Gomez. Sessegnone è veramente un giovane, mamma mia, un prospetto incredibile. Comunque, oggi giocheremo 4 partite, come sempre, 3 giocate e una simulata. Millwall è la prima che andremo a simulare perché in casa e perché è quella più bassa di classifica. Le altre 3 sono Brentford, Birmingham che sono di bassa, media bassa classifica. E poi abbiamo Sunderland che è con noi in zona promozione. Infatti vi faccio vedere un pochino dal tabellone. Noi siamo quinti, una posizione sopra il Sunderland che è un punto dietro di noi. Il Brentford e Birmingham sono 17esimi, 18esimi, 19 punti. Mentre il Millwall è ancora a 13 punti, per ultima posizione. Dovrebbe essere in teoria la squadra più facile da affrontare. Proviamoci, sperando che il computer non faccia problemi. Ok, ci siamo. Siamo una partita in casa contro il Millwall. Formazione 20 titolare: Ondrom, Lodoi, Kalash, Vanzebe, Soares, Sissé, McDonald, Carney, Clivert, Fronte, Mollo. Praticamente la formazione titolare. Perché non mi fido di questo computer. Speriamo di vincere. Scusate, la voce si abbassa sempre di più, ma è un problema. E devo registrare tutti gli episodi di fila. Intanto Carney segna, ma Mollo si fa male ed esce, quindi problema grave per lui. Odoi raddoppia, non ce la faccio più. Odoi raddoppia, quindi siamo 2-0. La partita che dovrebbe essere chiusa, Soares la chiude lui, 3-0. E quindi penso che su 3-0 andrà a finire con un rigore sbagliato di Carney, che vabbè, non trova la doppietta, ma va bene, 3-0 va più che bene contro il Millwall. Spero che però Mollo non abbia ricevuto un infortunio grave. Non è gravissimo perché abbiamo già 2 altri esterni sinistri, però 5 giorni, ok, perfetto. Andiamo a fare i nostri allenamenti con Robinson, che probabilmente in questo allenamento arriverà a 50, esatto. Drommel pure prende una buona ice, vicina al 69, e se si nostra vicina al 72. Robinson cresce bene, nonostante una B1D, ma era molto vicino al 50. Più 5, quindi in teoria è già promovibile in prima squadra per qualche partita, per fare già un obiettivo che magari ci alza un pochino la valutazione allenatore. Arriviamo fino alla sfida con il Brentford, cambiamo qui la squadra e andiamo a giocarcela. Ok, formazione titolare contro il Brentford, che vanno Fonte, Cliver, Carney, McDonald, Young, Soares, Vanzebe, Kalash, Lodoi, Drommel in porta, Drommel John 69, in panchina abbiamo Sessegnon che è John 72, mi sono portato anche Gomes perché lo volevo riutilizzare in quel ruolo di trequartista. Con il 3-4 e 3-4 ci stiamo trovando molto bene, quindi anche lui è una buona pedina per quel ruolo di trequartista, ottimo. Guardate il Clivert, 92 di agilità, è esagerato questo giocatore. Attenzione, qui è al tiro del Brentford, il palo, penso, la traversa. Pericoloso qui il Brentford con Drommel battuto. Attenzione, buono qui Fonte per Kebano. C'è in mezzo anche Carney, lo serve Kebano. Si libera l'avversario Carney, il tiro però, bella parata qui. Il portiere avversario, pericolosi con il nostro capitano. Buono qui l'azione, comunque c'è un'ultima occasione per Fonte. C'è di là Clivert, sta arrivando in gran carriera, però chiuso dal difensore. Fanno ancora in mezzo. Mannaggia, dai, teniamola. Forse riusciamo a chiuderla. Dai qui, per Clivert, il tiro. Fuori, fuori completamente. Finisce il primo tempo sullo 0-0. Siamo svegliati soprattutto sul finale di primo tempo. Stiamo attaccando, va bene. Voglio di più. De Jong. No, eri solo lì, dovevi anticipare il tuo avversario. Attenzione qui però al Brentford, che è pericoloso. Si è reso pericoloso nel primo tempo con una traversa. Comunque con un legno. E ripartiamo noi con Kebano. Kebano in velocità per Fonte. C'è ancora Kebano in mezzo. Prova a servirlo. Perché ti fermi, Kebano? Perché? Io voglio fare un cambio. Voglio mettere Gomes. Io ci credo in lui. De Jong è abbastanza stanco, quindi risposto Carney sulla mezzala e Gomes, dai, cambiati la partita, so che ce l'avrei fatta. Palla in mezzo di Carney, forte tesa per Fonte. Colpo di testa ancora, Bentley che chiude in calcio d'angolo. Sta comportando veramente bene questo portiere avversario. Ancora Fonte di testa, ancora Bentley. Esagerato qua, esagerato, e qui c'era il fuorigioco. Peccato. Allora, io ci provo con Carney. Proviamoci. Dai Carney, il tiro a giro. Respinto, deviato dalla barriera.
Però ancora calcio d'angolo, ancora in mezzo a cercare la testa di Fonte. Per la terza volta Bentley lo chiude, assurdo, no, assurdo sto portiere. Buono, qui la palla in mezzo per Fonte. Non se ne va per pochissimo. E finisce qua, ragazzi. Finirà molto probabilmente qua su questo passaggio e finisce la partita. Maledizione. Maledizione. 0-0. Anche un palo, come vedete, dal Brentford, che però ha fatto 3 tiri, noi 12. Il portiere avversario veramente ha fatto i miracoli. 3 colpi di testa di Fonte da una posizione avvicinata, forti, alti, ma Bentley, avversario, l'ha parati tutti e quindi è stato difficile anche segnare per quello. Facciamo una buona prestazione del portiere, non nostro però. Scendiamo ancora di valutazione, ma ormai ci ho fatto il callo, perché come faccio a guadagnare adesso, ragazzi? Non c'è il mercato. Speriamo che appena arrivi il mercato, quindi già dal prossimo episodio, andiamo a vendere giocatori e farci un po' di soldi, perché sennò qui veramente mi licenziano. Comunque andiamo a simulare tutto. Robinson dovrebbe salire in teoria a 51, ebbene sì, nonostante, no, una B e una C, quindi buono, prende una F se segnò purtroppo. Drommel è già un 69, ma si avvicina già a un 70 grazie anche a una A, quindi va benissimo così, ma non va bene la nostra valutazione. Scendiamo in quinta posizione, siamo a 5 punti dalla vetta, che è Wolverhampton e Derby County a pari merito. Siamo lì, ragazzi, non siamo ancora nemmeno a metà campionato, quindi in teoria va bene. Non va bene sta cosa dal punto di vista delle finanze, che tra l'altro ha una priorità bassa, quindi non capisco perché si facciano tutti questi problemi. Ci stanno abbassando la valutazione in un modo incredibile. Vabbè, simuliamo. Andiamo avanti fino alla prossima partita, che è contro il Birmingham, se non sbaglio, che giocheremo. E poi c'è l'ultima, è quello più difficile, contro il Sunderland. Offerta per il Galles, ma non mi interessa. Dai ragazzi, puntiamo su questa partita. E voglio utilizzare Robinson per la prima partita della squadra. Magari da subentrato lo porterò in panchina. La squadra è quella titolare, se non che ho messo Sessegnon perché sta salendo ed è in forma, quindi lo voglio far giocare al posto di Rafa Suarez, che se non vi ricordate è in prestito, quindi non lo avremo la prossima stagione, quindi è bene far giocare il nostro Sessegnon. Ho messo anche Robinson in panchina, probabilmente lo metterò nel secondo tempo al centrocampo. Speriamo però di fare bene, perché insomma è ancora un 51, non ha una grande valutazione, non voglio rischiare troppo. Dai Fonte, sì, così, col driven shot 1-0 al 19esimo. Buono, palla recuperata per l'occasione di prima. Palla per Fonte, che non fallisce, la nostra punta. Dai Rifonte, si risveglia. Bello qui Carney. Per Fonte, buono Fonte. Per Kluivert. Attenzione Kluivert, va, se ne va così Kluivert, no, non all'ultimo, è stato placcato, però era buonissima l'azione. Buono Kluivert, entra lì per Mollo, ancora per Kluivert, dietro c'è Sissé, scarica al destro, ancora la parata del portiere. Siamo pericolosi, però ancora non chiudiamo bene la partita, anche grazie alla prestazione del portiere avversario. Qui Tuanzebe cerca la gloria, tiro debole, però probabilmente adesso fischierà. La fine del primo tempo, l'arbitro con Kujak, che qui non può rinviare perché fischia l'arbitro, 1-0, siamo in vantaggio, ok. Però ancora non è partita chiusa, ancora non voglio mettere Robinson, voglio aspettare un altro pochino. Dai ragazzi, buono, ripartiamo, bene così, per Carney. Carney vede sulla fascia il nostro Mollo. Buono qui per Kluivert, ancora Kluivert. Kluivert rientra bene per Fonte, che non può sbagliare, invece il portiere fa un altro miracolo. Ma cos'è, io vado a mettere Robinson perché manca 20 alla fine. E vedrei anche Mollo che è molto stanco, metto il Kebano al suo posto. Mettiamo Robinson per Sissé e poi leviamo anche Kluivert, che pure lui è stanco. Mettiamo Camara, anche se Kluivert sta giocando veramente bene, un giocatore eccezionale, non finirò mai di ripeterlo. Però ogni tanto va fatto anche riposare. La palla per Sessegnon, vede Camara. Camara in mezzo per Fonte, intercettato il passaggio, peccato, Camara ruba palla e va a segnare il 2-0, qui disattenzione alla difesa, proprio il portiere, e Camara non perde tempo, ruba palla, 2-0, partita chiusa, 10 alla fine, bene così, sospiro di sollievo per noi e 3 punti in saccoccia a questo punto.
Buono carni, bello, dai che vanno per Fonte, che è solo e c'è 3-0, 3-0 di Fonte, doppietta per lui, risveglia il nostro punto di diamante a 5 della fine, dai ragazzi, forza Fulham. Finisce con la partita sul 3-0, quindi un'altra vittoria, quindi per il momento due vittorie e un pareggio in questo episodio, non è male, andremo a giocare l'ultima partita contro il Sunderland, che sarà la partita più difficile di questo episodio, con la convinzione di saper giocare bene. Wolves che va a vincere 2-1 contro il Sunderland, appunto. E poi volevo vedere, Derby County va a perdere contro il Barnsley, ottimo, perché Derby County era primo a pari merito con gli Wolves e quindi si avvicina, sì. È a 41, noi a 39, siamo a 2 punti dalla seconda posizione. La nostra valutazione è 60, probabilmente ci licenziano. Ragazzi, speriamo che arrivi presto il mercato di gennaio, così possiamo vendere, guadagnare un po' di soldi e alzarsi un pochino quell'asticella, che 60 valutazioni non si può vedere. Quindi andiamo a simulare tutto, facciamo questi allenamenti per il momento, che sono i nostri giovani, devono crescere. Bravo Robinson, non ha una B, bravissimo, molto vicino al 52. Gomes con una D, si avvicina al 69. A e B per Sessegnon e Drommel. Oddio ragazzi, salita la valutazione 69, non so perché, ma va bene, Sessegnon è contento e quindi vorrebbe giocare, io lo faccio giocare più che volentieri. Fetta per la Bolivia non mi interessa, possibili incarichi Sudafrica, Canada non mi interessano, al momento voglio allenare solo il Fulham, quindi bene, se andiamo a vincere andiamo a superare addirittura il Derby County che ha giocato e ha perso, mentre l'Aston Villa è andato al secondo posto e Wolves non lo vedete ma ancora deve giocare, a 44 punti. È ancora lontano Wolves, 5 punti con le stesse partite. Andiamo a giocare con il Sunderland e speriamo di vincere perché è molto importante per la nostra classifica. Ok, scendiamo in campo con una buona squadra, secondo me Kebano, Fonte, Clivert, Carney, McDonald, De Jong, Sessegnon, Tanzeb e Rim, perché Kalash non lo posso utilizzare sempre visto che è in prestito, dovevo far giocare anche i nostri riserve come difensore centrale, Fredericks e Drom. Mi sono portato in panchina sia Gomes che Robinson, i nostri due giovani che devono crescere, e se nel caso andiamo in una buona posizione contro il Sunderland posso pensare di metterli anche entrambi. Andiamo però a scoprire questa formazione del Sunderland che gioca con Reuter, Kone, Oviedo, O'Shea e Jones, ottima difesa, McNoir, penso, Cattermall, McGeady, Williams, McManaman e Graban, un'ottima formazione, veramente forte, non sarà facile. Però noi siamo il Fulham, noi ci proviamo, come sempre, forza Fulham, andiamo a vincerlo. Subito Fonte, aspetta qui il movimento di Carney col tiro! 1-0 alla prima azione dopo 2 minuti, Carney, il nostro capitano, con un tiro proprio colpo da biliardo, un palo gol eccezionale. Qui Fonte si ferma, vede Carney che di prima intenzione non ci pensa su 2 volte, visto il portiere anche un po' spiazzato. 1-0, buono, buonissimo Fulham. Tuanzebe di testa, bravissimo. La ripartizione a Kebano, che allarga per Fonte, che allarga ancora di più per Clivert. Clivert si butta dentro, vede il cambio di gioco per Kebano, c'è la sovrapposizione ottima di Tuanzebe, ragazzi, è salito Tuanzebe, il cross in mezzo, cerca la semi rovesciata Carney, ma c'è ancora palla per noi. Fredericks in mezzo per Kebano, Tuanzebe però adesso devi tornare in difesa. Finisce qua il primo tempo, siamo in vantaggio contro il Sunderland fuori casa, quindi ottimo per il momento. La squadra sta giocando bene, dobbiamo continuare così, 1-0 per noi, andiamo al secondo tempo. Attenzione qui al Sunderland con il tiro! Il primo tiro, penso, del Sunderland, fa l'1-1 con Williams. Stavo dicendo, stiamo mangiando bene, e prendiamo gol. 1-1, male. Buono, qui la palla ancora nostra. Carney per Fonte, Fonte ci prova ancora, Kebano col tiro, respinto al portiere, la palla rimane lì con una deviazione, liberano in qualche modo, ma siamo sempre in attacco con Kebano. Buono qui Carney, anzi lui Fonte la smista, c'è la palla per De Jong, ancora la botta da fuori. 1-1, io vorrei fare un cambio, vorrei mettere già il nostro Gomes, che so che può cambiare la partita, leverei De Jong, metto Carney di nuovo come mezzala e poi posso pensare anche di mettere Robinson, però se troviamo il 2-1, solo se troviamo il 2-1. No, sta palla non si può perdere così, sta palla troppo importante, bravo Carney, ripartiamo. Gomes, dai, l'1-2, buono, c'è il mollo che si è sovrapposto dall'altra parte, io lo volevo passare a Fonte, però c'è un altro calcio d'angolo, bravo Gomes in pressing alto, dai mollo in mezzo, c'è il colpo di testa di Tuanzebe. Non ci credo, non ci credo.
carne in mezzo. Cerca il colpo di testa qualcuno, forse è deviato, sì, un altro calcio d'angolo. Proviamo a giocarla corta, dai. Proviamo a giocarla corta, voglio provare. Quest'ultimo calcio d'angolo. Palla in mezzo, buono così, ancora la palla in mezzo, non arriva a Fonte. E adesso fischierà, un po' ci spero, un po' no, forse perché forse c'era un'altra occasione. Non ce la facciamo, un altro pareggio. Comunque una striscia positiva, due vittorie e due pareggi, però non basta per arrivare lì davanti. Il saldo era una diretta avversaria, Wolves che pareggia contro lo Sheffield, e Derby County che ha già giocato. Ok, non ci dovrebbe essere altre partite, quindi non perdiamo punti sulla prima in classifica. Però siamo quinti, siamo sempre lì, io farei gli ultimi allenamenti e poi ci salutiamo. Il prossimo episodio probabilmente inizierà il mercato e quindi andremo a vendere. Quindi mi dovete consigliare dei giocatori da 20, tanto salgono sia Robinson che Gomes che Drommel. Assurdo. Drommel 70, Gomes 69, si avvicina anche lui 70 e Robinson 52. Quindi un giovane che cresce molto bene. Siamo tornati a 69 di valutazione, quindi ottimo, ma sono sicuro che dobbiamo vendere. Sessegnon ci ringrazio per aver giocato, ma io lo faccio giocare più che volentieri. Il bilancio è ancora in passivo, però abbiamo un giocatore che lo stiamo schierando e quindi va bene per la crescita giovani, che ha quella con priorità massima. Striscia positiva, ancora siamo a 2 su 5, quindi dobbiamo migliorare pure lì, anche se in base anche ai nostri risultati. Siamo quinti, quindi va bene, e siamo all'eliminazione diretta in FA Cup, probabilmente c'è nella seconda parte di campionato. Adesso vado a vedere il calendario. Nel prossimo episodio giocheremo queste tre partite contro Cardiff, Barnsley e Hull City, e inizieremo proprio giusto giusto il mercato. Arriviamo fino a giocare all'Ipswich, una delle quattro le simulo. Iniziamo giusto giusto il mercato, giusto per farci delle idee, e poi abbiamo quattro partite che svolgeremo in due episodi, perché anche in base a quanto ci sposteremo sul mercato. Ovviamente la partita FA Cup la vorrei giocare per garantirmi un obiettivo completato. Quindi ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, cerchiamo di arrivare come sempre a 150 mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Vi ricordo anche di consigliarmi i giocatori da vendere in questo mercato, perché dobbiamo fare cassa, e anche su come risparmiare altri soldi. Mi raccomando, perché ci tengo molto ai vostri commenti, vi seguo molto, leggo tutti i vostri commenti, quindi ci tengo veramente. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. There's Tom Kearney under the left foot, goes for goal, yes, 1-0. Benson with the left foot pulls it back to Tom Kearney, edge of the box, oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for Tom Kearney under the left foot, yes!